Amici, amiche di Lega Nerd, bentornati. Io sono Alessio, il vostro traghettatore scientifico di Eureka. Oggi, come sempre, parleremo in pochi minuti di scienza e ovviamente non potevamo non affrontare la questione climatica di questi giorni. 42. Oggi, con Michele Cavallucci, meteorologo, parliamo del clima e delle ultime notizie. Ciao Michele. Buongiorno a tutti. Ok, allora, purtroppo questi giorni abbiamo registrato appunto un record di quasi 50 gradi, 49,6 gradi centigradi in una cittadina del Canada. Questo che cosa significa? Significa che comunque l'estremizzazione del clima sta andando avanti, perché molti ci potrebbero contestare il fatto che siamo andati a prendere un paese tipo Lytton, no? Che è un paese vicino Vancouver, però a parte che stiamo parlando di un certo tipo di latitudine, ma non è solo lì il problema, è proprio notizia di ieri, il record di 34,3 gradi al di sopra del circolo polare artico. Ieri 5 luglio, così cerchiamo anche ieri di... Ieri 5 luglio, esattamente, esatto. A Banach. E ha battuto un record che però non era così distante, perché era stato fatto un record nel 2018 e c'è stata anche un'altra località che sempre nel 2018 aveva fatto 32,4 gradi, che era Tana Blu, e che ha fatto un grado in più, che è una enormità, oltre 34 gradi a Mosca, la temperatura più alta mai rilevata dal 1800 oggi. Quindi questo che ci dice che l'emisfero settentrionale durante l'estate sta andando sempre di più verso una estremizzazione del clima, però in maniera sempre più veloce. Allora, da dove viene? Perché? Esatto. Noi sappiamo che l'atmosfera è un sistema caotico, e in tutti i sistemi caotici, quando si tocca un parametro, questo reagisce allo stesso modo, in modo caotico. Quindi se noi mettiamo quindi energia, quell'energia in qualche modo va ad alterare tutto quello che è un equilibrio. Cioè, io dico sempre che se la corrente del Golfo parte da un punto e arriva in un altro, lo fa per un equilibrio di tantissimi fattori. Nessun calcolatore, perché sono tutte ipotesi, nessun calcolatore è in grado di simulare in maniera perfetta quello che potrebbe accadere con una variazione dell'AMOC, della corrente, diciamo, atlantica. Noi giochiamo in questa situazione, perché noi ricordo sempre che Napoli è latitudine di New York. A Napoli, esatto, Nevica una volta ogni 20 anni, a New York 20 volte in un anno. Ecco, tutto questo è dovuto al fatto che noi continuiamo a immettere calore in atmosfera. Quindi questo surriscaldamento globale è nato molto molto indietro, negli ultimi 30 anni, oppure ancora più indietro? Se noi guardiamo il grafico della CO2, vediamo che dagli anni 70 a oggi si è passati da 3,20 a 4,20 parti per milione, ok? Quindi questo è già un qualche cosa che in 50 anni vediamo una roba importante, perché stiamo parlando di un aumento di oltre il 33%, del 30%. Quindi significa che dalla fine degli anni 70 è cominciata un'escalation. Io, guardando anche un po' il fenomeno della Niña e del Niño, che sono un fenomeno che riguarda un riscaldamento e raffreddamento delle acque del Pacifico all'altezza, diciamo, davanti alle coste peruviane, per dare un'idea, no? Come sono la collocazione, che incide su tutto, diciamo, a livello planetario quando arriva. Guardando questo tipo di situazione, dal 94 in poi, quando c'è il Niño forte, noi, adesso metto un passato, avevamo una estate calda. Che cosa è successo? Dal 2010 in avanti non gliene frega più niente del Niño, e anche se non c'è il Niño abbiamo estati con molte ondate di calore. Quando non c'è diventa un'eccezione, quando invece prima era l'inverso. Il sistema caotico, proprio che dicevo prima, fa sì che noi non possiamo sapere. Attenzione, se si dovesse interrompere la corrente del Golfo, noi avremmo un clima più freddo. Questo okay. Non significa che il pianeta non sarebbe comunque più caldo. Deve essere chiaro questo qui. Non saremmo solamente più mitigati nella nostra zona. Però quel calore da qualche parte andrebbe, sicuramente. E questo sconquassamento sta aumentando i fenomeni estremi.
Considera che abbiamo in questo periodo, il 6 luglio, abbiamo la parte, l'emisfero meridionale che è mezzo grado sotto media, tanto per dire, no? Se andiamo a fare la media di tutto. Però tutto questo è perché c'è una compensazione sempre a livello, solo che questa compensazione avviene con un riscaldamento globale. Io dico sempre che riscaldamento globale e cambiamento climatico non sono due parole che si devono usare in maniera diversa, no? Andrebbero usate in maniera accoppiata. Molti contestano il fatto che comunque nevica di più in alcune zone, che tipo la Siberia. Questo è un segnale proprio del riscaldamento. Quali sono i tempi di reazione del sistema atmosfera rispetto all'emissione di calore e del gas serra? Questa è una delle domande più difficili da rispondere. Perché? Perché fondamentalmente non ci è dato saperlo. Non esiste la possibilità di capire se quello che stiamo vivendo è frutto di quello che stiamo noi immettendo in atmosfera in tempo reale, okay. Quindi causa-effetto, diciamo così, causa-effetto immediato. Un anno, okay. Oppure è lo scenario peggiore, se questo sia frutto di una roba che abbiamo fatto 20 anni fa. Okay. Allora qui c'è da dire che ultimamente stiamo cambiando, abbiamo dovuto cambiare anche delle scale di misurazione. Le scale di misurazione dei tifoni nel Pacifico sono cambiate. Qui si parla sempre di più di super tifoni. Una volta si arrivava alla 5, la Saffir-Simpson, la scala di misurazione, adesso sembra che serva una 6. E, parliamo di una potenza sviluppata enorme. Tutta questa cosa è per capire, è basilare capire questo, la reazione a un sistema che continua a immettere calore. E non solo, noi non sappiamo nemmeno, e questo è forse il rischio più grosso, in questi giorni cosa sta succedendo alle latitudini settentrionali dove c'è il permafrost. Permafrost fondendo libera metano. Metano è il gas serra più veloce in assoluto ad agire, più della CO2. È vero che scompare prima, però i danni li fa più immediati di altri, perché diciamo crea l'effetto serra in molto più celermente. È bastato un anno di Covid per mettere in crisi tutte le previsioni meteorologiche, perché gli aerei quando girano sono delle stazioni meteorologiche viaggianti e danno i dati in continuazione. Mancando gli aerei ci sono stati degli errori dei modelli matematici di previsione incredibili, quindi già quello crea delle problematiche. Invece adesso sarebbe molto interessante capire, per esempio, in quota cosa succede sopra la Lapponia. Questi hanno 34 gradi, qual è il tipo di parametro? Oppure a Vancouver, quanto, no, la zona del Canada, che è successo in quota, non solamente nei bassi strati dove c'è stato questo effetto che poi praticamente è terribile, perché più c'è quella situazione ferma, più secca il terreno, più toglie l'umidità e più c'è la possibilità di incendi o anche purtroppo di morti di esseri umani, perché noi non siamo abituati a vivere con 50 gradi. Quanto è veloce il nostro modo di cambiare rispetto alla velocità che ha il sistema in questo momento di darci degli effetti violenti? È questa la risposta, no? Esatto, quindi quali sono le prospettive reali da qui in avanti? E magari anche una parola sulla mitigazione, diciamo, dell'acqua potabile, che anche questo è una cosa... Noi abbiamo il dovere nostro nei confronti anche delle future generazioni, perché non possiamo essere egoisti nel consumare, no? Non ci possiamo comportare, passami la brutta assonanza, come un cancro, esatto, che si insedia, toglie tutte le risorse, prende, poi salta e fa una metastasi, va da un'altra parte a prendere le risorse. Non possiamo. Quindi noi dovremmo avere una grandissima gestione dell'acqua potabile, con bacini di raccolta dell'acqua piovana, anche per esempio per innaffiare il rigo. Noi rischiamo delle siccità molto forti, e la pericolosità di questo sistema è che se gli incendi poi dilagano,
lasciano il terreno brullo. Il terreno brullo non ha la capacità di assorbire poi l'umidità più e tenerla. Quindi eccola la desertificazione come avanza, no? In un certo tipo di situazione. Quindi una gestione dell'acqua importante con degli invasi anche nelle colline dove sarà possibile, degli invasi minori, e in più mitigare le zone di calore come città. Le isole di calore devono essere mitigate solo con il verde, non si può fare in un altro modo. Entriamo in una mentalità green nel senso vero della parola, che non è decrescita. Attenzione, non mi piace dire che noi per fare il green dobbiamo decrescere, no. Dobbiamo essere più intelligenti nel consumare le nostre risorse e indirizzarle nel miglior modo possibile. Tramite, non c'è bisogno di fare delle pale eoliche da 30 metri. Ci sono dei piccoli sistemi dove ognuno potrebbe generare dell'energia elettrica. Mi viene pensato, per esempio, tutti i capannoni sfitti che ci sono, certo, che sono disponibili, no? Tanto per dire, no? Immagina quanti ne sono, per limitare l'uso di combustibili fossili, poi alla fine è tutto lì. Il sistema, per quanto riguarda anche il discorso di cambiare da diesel a auto elettrica, è lento ancora. Non... Però non siamo maghi, perché comunque la scienza va di pari passo con i numeri. Assolutamente. Però ci dobbiamo incamminare. Incamminare, ma purtroppo ci dovremmo abituare a queste situazioni climatiche. Alle ondate di calore al momento sì, perché io non penso che sarà così facile invertire la tendenza. Ok. Okay. Poi io parlo dell'Italia, ricordiamoci sì, che abbiamo un deserto lì, è più vicino al Sahara a Roma che Monaco, il deserto lì l'abbiamo visto, insomma ci viene a casa, avete visto la sabbia, certo, quando certo, decide certo di arrivare su, noi dovremo proprio per questo mitigare una certa situazione che ci vorranno molti anni e spero che sia possibile, perché non ho la palla di cristallo, nemmeno io, certo, spero che sia possibile. Se non invertire, almeno stoppare, perché già stoppare sarebbe un qualche cosa di importante, perché stoppare una situazione conoscendola significa poi prendere dei provvedimenti, no? Dobbiamo essere più attivi possibili e meno passivi, ecco, mi piace ricordare sì questa cosa, ecco, quindi... Anche nel nostro piccolo, sì, sì, assolutamente, ambiente, tutti fanno tutto nel nostro ambiente, tutti non pensare tutto, che un nostro gesto sia da sottovalutare, anzi, molto, diciamo, è molto importante agire nelle nostre abitudini. Io ho visto che prendendo delle nostre precauzioni non c'è bisogno di fare alcun tipo di sforzo, di farsi una camminata invece di prendere la macchina, cioè non, è una cosa mentale, e tra parentesi ci guadagniamo pure di salute. Sì, esatto, esatto. Molto. Senti Michele, allora ti ringraziamo, perché tanto ti richiameremo per altri approfondimenti. Grazie a voi sempre per lo spazio e la cortesia. Esatto. Per oggi abbiamo chiuso il discorso climatico, purtroppo sicuramente ne riparleremo da qui in avanti. Sì, grazie. Ciao, buona grazie giornata a tutti. Ciao, ciao. Grazie a Michele Cavallucci, il nostro meteorologo di fiducia, abbiamo dato un approfondimento molto importante. Era giusto comunque parlare di questo e di questa breaking news che ci ha dato l'occasione di sviscerare un pochino la situazione climatica del nostro pianeta Terra. Come sempre, seguite il nostro canale di YouTube, mettete un like o un dislike se non vi è piaciuta questa notizia, condividete il nostro video e andate su leganerd.com per tutte le notizie di scienze e non solo. Quindi da Alessio, Eureka e in pochi minuti, un grande abbraccio e al prossimo approfondimento. Ciao ragazzi!